Suona la banda, intanto un altro spettacolare appuntamento di basket il prossimo 25 luglio al Palaeo di Roma, a pochi giorni all'inizio del Mondiale di Atene, che ci vedrà nuovamente protagonisti dopo 8 anni di assenza. La nazionale italiana di basket affronterà al Palaeo di Roma la nazionale degli Stati Uniti, è un confronto storico, è la prima volta infatti che il mitico Dream Team si esibisce in Italia. Valgono per tutti i nomi di Grant Hill, Gary Payton, Glenn Rice, Chris Webber, atleti in grado di mostrare quanto sia affascinante il basket di altissimo livello del pianeta NBA. Tante le iniziative fra federazione e comitato organizzatore per questo grande evento che farà registrare il tutto esaurito al Palaeo, contribuendo a farne un evento di promozione per tutto il basket italiano, un evento che la Rai trasmetterà in diretta il 25 luglio. E allora Alberto Bucci, siamo qui pronti a vivere l'emozione di questo secondo tempo. C'è un personaggio, Andalò, il custode del campo, che andrà in pensione dopo questa partita, un altro personaggio che ne ha vissuti 60 di derby, il mitico Gigi qui al Palasport. Vediamo se c'è qualche parola di Gigi con Gianni Bettini, un po' timido nonostante l'esperienza nei derby. Vediamo se è possibile sentire prima che la Monica e Giancanella alzino questa palla a due. Un momento. Quanti anni hai fatto di Palasport? Questo lo puoi dire. 2 anni. La Paladozza e il nuovo Palamaragosa. 60 derby. Allora, 60 derby, qual è quello che ti ricordi di più? Sempre l'ultimo. Senti, tu hai visto i migliori giocatori in assoluto che hanno giocato in Italia. Qual è il tuo ricordo più bello? Qual è il giocatore che ti ha impressionato di più? Il miglior è stato Hank Fedrick, gran giocatore. Sogic, gran giocatore, quindi Driscoll, indiscutibile Driscoll, come giocatore, come allenatore. Senti, non ti chiediamo per chi tieni. E naturalmente teniamo il segreto sulla squadra del mitico Luigi e qui siamo pronti, Pronti via. Alberto. Tutti allacciati alle cinture. E via, primo pallone per la Kinder e fallo di David Rivers. Un'occhiata ai quintetti su questa contesa del secondo tempo di gara 5, la decisiva per lo scudetto 97-98 di Polo Cup. Antoine Rigaudot, numero 14, Zoran Savic 12, Sasha Danilovic 5, Rascio Radoslav Nesterovic numero 8, a completare Alessandro Abbio per la Kinder. David Rivers 15 per la Team System, 10 il capitano Carlton Myers, mentre va in uno contro uno e sbaglia Sasha Danilovic, quindi Dangay 4, uomo contro uomo, Kuchka 7 e Piacic 14, 8 punti di vantaggio per la Team System, palla in mano in questo primo minuto della ripresa. Zona 2-3 ancora zona 2-3. Zona 2-3. Fucca. Gay va via, deve stare. In post alto rimane Dan Gay, David Rivers chiude il palleggio, serve Carlton Myers. Prova da 8 metri, Carlton Myers, corto il tiro, incredibile. Danilovic dalla parte opposta, non se la sente di tirare, non ha gli appoggi suoi tradizionali. Prova Abbio, fallo sul tiro da 3 punti. Era fuori l'arco disegnato a terra, fuori la campana, fuori la lunetta, ai 6,25 metri dunque. Vale 3 punti. Voglio rivederlo però voglio dire una cosa. 3 tiri liberi. Fucca le prende tutti questi qui. Non può lamentarsi sempre, gli arbitri sbagliano sempre. Se l'arbitro fisca non gli passa vicino, si passi più lontano. O salti dritto, non gli vada incontro. Abbio mette il primo tiro libero nel primo tempo, come detto 6 su 10 nei liberi. 15 rimbalzi Kinder contro 12 nelle prime 3 partite. Chi aveva preso più rimbalzi aveva vinto. In gara 4 la Team System è riuscita a perdere prendendo 37 rimbalzi, 37 contro 20 della Kinder che ha vinto. Beh, chiaramente in quella partita ci fu quei 10 minuti finali che sono stati incredibili per come sono andati, come state giocando. Ha confermato ancora 2-3, avete 2-3. Visto proprio. Ecco Fusco. No. Ettore Messina, sempre adattata a questa zona. E vedete che sale Rigaudot. Poi ritorna però, se la palla cambia la fanno ritornare. Batte il passaggio a terra per Rivers, Dan Gay. Gregor Fucca sulla linea di fondo, palla persa, Chiacic non è riuscito a tenere vivo questo possesso sulla linea di fondo. 18 minuti e 45 al termine del campionato, almeno dei tempi regolamentari. 2 anche per la Team System, Franco. E zona 2-3 anche per la Team System. Si schierano con la stessa zona, si affrontano con le stesse armi in questo momento della partita. Passaggio battuto a terra in angolo per Nesterovic da Danilovic che taglia dentro, non riceve. Abbio batte sul primo passo Fucca e scarica in angolo per Danilovic. Prova da 3, c'è rimbalzo di Nesterovic, nuovo possesso per Rigaudot. Kinder che manovra sul perimetro.
Savic sale, supera Kjačić, scarica per Rigodò, Danilovic, gira la palla gli esterni e poi Rashon Esterovic. Bene la difesa della tinsista adesso, molto bene. Danilovic batte ancora, Fucka va dentro, realizza. E aveva chiuso benissimo. L'ha chiuso benissimo, gli ha permesso il corridoio centrale e lì Danilovic si è infilato. Meno 3 King, meno 3, 44 a 41 per chi attacca. Fucka, Kartenmeier, Rivers. Il taglio di Fucka, riceve in angolo. Spalle a canestro, lotta con i gomiti Kjačić. Rischiano molto, sporcato la linea di passaggio ma ha tenuto il pallone da Rivers. Cambia mano in galleggiamento, poi rimbalzo conteso da Kjačić. Bravissimo Kjačić, un numero del ragazzo di Cividale del Friuli. Roberto Kjačić arriva in doppia cifra con una prodezza, diciamo, chiamiamola con il nome suo. Una grande partita con Myers all'inizio, Franco, come dall'altra parte molto bene Abbio, ha giocato una buona partita. Savic prende, riceve, palla canestro, prende posizione, segna, subisce fallo, potrà andare in lunetta con un tiro libero aggiuntivo e dunque ha a disposizione un gioco potenziale da tre punti. Per Kjačić è il secondo fallo, 10 punti, 2 falli, ma 7 rimbalzi all'attivo e pesa. Grande Kjačić, grande Kjačić. Sta per arrivare alla doppia cifra anche per i rimbalzi. Lì devono stare attento perché sul taglio sotto canestro, quando esce un giocatore, Savic si butta dentro ed è bravo a prendere spazio. Devono chiudergli quello spazio. Sbaglia Savic, continuano a sbagliare tiri liberi i virtusini, 9 su 14 per il momento. Dangay è basso, attaccano 2-3 con 2-3, io dovrebbero cercare di attaccare in maniera diversa e continuano ad attaccare in 2-3. Fucka dall'angolo, mette il tiro dall'angolo, bravo Gregor Fucka, più 5 team system. Ha ricevuto il passaggio lungo Abbio, serve Rigodò, ancora Abbio. Il sister si adegua bene sui lati. Adesso sono preoccupati di Savic. Vedi che Gay sta davanti a Savic. Danilovic fuori, viene passaggio consegnato. Rischia di inciampare Danilovic. Poi in angolo Savic non se la sente, fa bene di tirare contro Dangay dall'angolo. Abbio sfrutta il blocco di Rashon Esterovic, alza la parabola e mette il siluro che deflagra nella retina della team sister. Meno 2. Una bomba di Alessandro Abbio. 16 minuti al termine dei tempi regolamentari, 16 minuti, 2 punti per chi ha palla in attacco. Kartenmeier tiene il palleggio, lo chiude, serve spalle a canestro Kjačić, il gancetto e non va stavolta il semigancio di Kjačić, aveva usato bene il piede perno, si era girato prontamente, ha fatto la cosa giusta. Abbio lo può rifare, non stare attento, Rigodò. Rigodò un passaggio rischiatissimo, un errore, poi però si fa perdonare commettendo però fallo su David Rivers. L'arbitro Zancanella dice hai spostato l'avversario, dunque fallo, ed è quarto fallo per Rigodò ed entra Claudio Crippa, 36 anni. C'è la mano sinistra, bravo Zancanella, stavo per dire, forse non è fallo. Rivers, questa è l'immagine dal controcampo, grazie Gigio Luna, sulla ripresa della squadra esterna 2 di Bologna. Kartenmeier si arresta, scarica, pallone basso per Rivers che non può far altro che ribaltare per Fucka. Fucka in palleggio, non se la sente di andare uno contro uno con Savic, un giocatore che soffre molto. Fallo di Savic, fallo di Zoran Savic ed è terzo fallo personale per il giocatore jugoslavo. 4 Rigodò in panchina, rivediamo. Perché ha fatto un passo in avanti Zoran, se continuava a scivolare forse gli teneva. Sullo scivolamento poteva essere fallo di sfondamento. Sì, invece è andato verso di lui. E c'è la fallo. 15 e 15 al termine, teniamo punteggio e minutaggio. Cortesemente in attacco la Team System che ha 2 punti di vantaggio. Kartenmeier segna, galleggiando per inventato. Qualche istante inventato. Canestro inventato, non è un attacco equilibrato, inventato. 14 e 50, il vantaggio che ha in questo momento è che loro riescono a tenere, secondo me. Danilovic da tre punti, Nesterovic prende posizione, anche rimbalzo e segna da sotto. Che partita Alberto Bucci, fuori, grande Nesterovic, grande Alberto. Partita, sai, io sto seguendo questa partita
dal punto di vista tattico, si vede sempre delle situazioni particolari e sono qui che sto guardando come due allenatori, perché guardo cosa attacco, come difendo. Come se fossi anche tu in una panchina. Sì, mi sembra di essere lì. Carlton Miles scarica. Kjačić si aiuta col ferro, realizza più 4 team system. Riescono, quando danno la palla dentro il pericolo diventa maggiore, quello è una cosa vera. In attacco Kripp, regista da Pistoia. A vivere il sogno della vittoria di Coppa Campioni dell'Eurolega con questa squadra, con la Kind. Ancora Kripp, chiude il palleggio per Danilovic. Spalle a canestro, chiama, riceve, in aria Savic. Esce in palleggio Savic. Ben marcato da Fucci in questo caso. Appio alza la parabola, brucia ancora la difesa. Molto bravo. Straordinario, straordinario Appio. Si sta guadagnando il posto. Beh, per i mondiali. Io credo che se devo dare il giudizio su due migliori italiani, dico primo Carlton Miles, secondo Appio, i due giocatori sicuramente più bravi della stagione. Il tap-in vincente questa dopo volta, la penetrazione centrale che aveva tagliato un po' come il burro. La c'era un'autostrada. Senza lavoro in corso. C'era la difesa piazzata lì a presepe, immobile. Guarda Savic, la posizione. Fallo in attacco della Kinder, Zoran Savic. Beh, devo dire che stavolta, lo devo dire sinceramente, non è fallo. Forse con le mani ha toccato, ma li toccano tutti. Vorrei rivederlo, ma non per... Adesso qualcuno dirà, ecco perché tiene per la Virtus, tiene per la Fortitudo. Quello che io penso. Sì, ha toccato con la mano, però sono quei... Anche dall'altra parte sono certe cose. Insomma, è un fallo discutibile. C'è, come tutte le cose, però si possono discutere. In attacco la Team System, 4 punti di vantaggio. 54-100. Gay ha visto... A 50 il... Aveva il flash per tirare un buon... Dare un buon pallone a Rivers. Carlton Myers cerca l'appoggio per tenere l'equilibrio su Kripp, lo trova e poi tiene vivo il possesso con il palleggio. Giocherà uno contro uno, Franco. È un passaggio per Fucci in aria. Fucci, corto, tap-in, non riesce. Dangay, Kjačić, giganteggia. Mamma mia che canestro ha fatto Kjačić stavolta. Tap-in, cosa ha non fatto andato stavolta. E poi la conclusione. Dove di è passato? Kjačić. Dove è passato? Da che parte? Di quale mani è riuscito ad andare su? Per sì, che sono tanti chili e tanti centimetri. Mamma mia. E Binelli... Si è mosso come Nurajev lì in mezzo. Bravissimo. E Binelli prende bene posizione. Enesterius deve prendere più posizione. Bravo Appio. Cercano di sporcare la linea di passaggio. Appio è il pericolo. Appio è il pericolo adesso. Appio prende rimbalzo e segna. Incredibile canestro ancora di Alessandro Appio. Appio sta facendo le pentole e i coperti. Sta dicendo, ehi, Myers, tu sei bravo, ma guarda me che sono bravo anch'io. Ha sbagliato. È rimasto reattivo. Immediatamente saltato, rimanendo in aria, e ha corretto l'errore precedente. Meno 4 kill. Devo dirti che per lui sono contento, soprattutto perché quando l'ho preso c'erano mille e una discussioni sul giocatore che avevo acquistato. Rivers da 3 punti prova, mette la triple. E quello, quel tiro coi piedi per terra dà un grande peso. Ma Messina vuol fermare, vuol parlarci su. Pochi secondi di pausa per noi. Champion nel cuore dello sport. Si riprende a giocare. Frosin e Nesterovic. Frosin in campo di nuovo, l'ex della Fortitudo, oggi in maglia bianconera. Blocco alto per Appio. Rivers ha detto, ehi Appio, non ti voglio più perdere di vista, mi stai facendo diventare matto. Palla persa da Danilovic nel controllo con il palleggio che gli non si gli è alzato. Niente, quest'anno. Non era esagerata. In questa partita, lo vedo. Cose facili. 59-52. 11 minuti al termine. Uomo. 25 secondi. Cambio di difesa. Blocco alto Gay. Appio segue Rivers. 7 punti da recuperare per la Kinder. Sempre all'inseguimento la Kinder. Passaggio dentro per Fucci. Cambio di mano. Rimbalzo di Ugo Sconocchini. Rinuncia al timeout che aveva chiesto Messina. Rinuncia zona al 2-3 ancora. Vediamo. Rimane a zona contro l'attacco Kinder, la Team System. Kinder due bassi, gioca anche lei con due bassi, nessun post, solo per prendere posizioni dentro. Binelli contro Kjačić, infrazione di passi. Infrazione di passi di Capitan Deve andare Binelli. Deciso. Un attimo di incertezza nel controllo, sulla ricezione. E palla persa. 10 minuti e 50 alla conclusione. Gara 5 per lo scudetto del basket. Sette punti di vantaggio per la Team System che ha palla in mano. Gioco a due con Binelli. Mamma mia, in due. Da tre non va,
e poi c'è rimbalzo sulla linea di fondo di Gay per Kjačić, stoppato ancora Kjačić, incredibile Kjačić, monumentale, sta diventando devastante, monumentale Kjačić, 16 punti e 10 rimbalzi, è arrivato così anche alla doppia cifra con i rimbalzi, 16 punti, 10 rimbalzi. Frosini che lì è molto bravo, subisce il fallo Frosini, un palleggio, avvicinamento a canestro, voleva il fallo e voleva l'infrazione d'attacco Petr Skaci, terzo fallo invece di Dangi. Sai, io credo che in quel movimento è in ritardo Gay, doveva venire su Kjačić a coprire. Kjačić è rimasto indietro per controllare Binelli e Frosini, bravissimo, è andato a rubare quella posizione. Sbaglia il primo tiro libero. Frosini era il secondo personale per lui. Finora 6 errori per la Kinder. Binelli va prima, bravo. Corto, anche il secondo, il rimbalzo di Kjačić e fallo di Binelli, 10-10. Ha cercato di prendere la palla. Quarto fallo di squadra nel secondo tempo, cambio per Frosini che torna in panchina. Niente da fare per il contradaiolo, no. Frosini. Si chiude una stagione sicuramente non fortunata per lui. 10 minuti esatti al termine, siamo, ecco, l'errore, alla metà del, l'errore di Sandro adesso è di distrarsi per parlare con l'arbitro. Sta giocando una grande partita, faccia finta che stia giocando da solo con i suoi compagni. Quello è importante, perché se si distrae con l'arbitro dopo cala il suo rendimento. 9 minuti e 57 al termine. Terzo fallo anche del Condor, Ugo Scorocchini, della Kinder, 5 punti per lui all'attivo, 2 su 3, 1 su 2 nei liberi. In angolo Fučka, serve fuori David Rivers, illuminatissimo il regista, per Carlton Myers, si alza, segna da 2 punti, era a 6 metri, torna ad un vantaggio considerevole la Team System, non è il massimo assoluto ma è comunque in questa partita il più 11, era già stato raggiunto in un'occasione, sostiene la squadra, vediamo, Binelli viene fuori nella zona dall'appoggio ma devono colpire anche dentro, non basta solo i tiri da fuori. Abbio, blocco di Binelli in angolo, Scorocchini, tira Scorocchini, palla sulla testa di Fučka e poi tagliato fuori Nesterović, 9-15 alla conclusione, 9-15 alla conclusione, 11 punti vantaggio Team Sister, tiene palla David Rivers, cambio di mano, palla dietro la schiena, poi ancora il controllo, sfrutta il blocco alto di Dangay. Abbio è bravo, 12 cercano secondi per l'azione d'attacco. Finisce a terra Kjačić che poi torna a prendere posizione. Myers a tiro corto, stavolta dall'angolo. Peccato per lui, ma era la cosa da fare. Era libero. Ugo Scorocchini. Scorocchini vuol forzare la partita. Nesterović subisce il fallo, non segna, ma buon passaggio. Andare a concludere dalla lunetta. Ottimo passaggio per Rašo Nesterović. Dicevamo, è andato via giovanissimo dalla sua Slovenia e oggi ha 22 anni, compiuti proprio ieri. È già una stella sotto l'occhio della NBA. A fine giugno ci saranno a Vancouver le scelte della NBA ed è anche possibile che qualche franchigia lo inserisca nelle sue scelte. Sbaglia il primo tiro libero, il bimbo come è soprannominato a Bologna. Sente la tensione, intanto sul cubo del cambio c'è The Human Highlight Film, Dominic Wilkins pronto a rientrare, 2 su 2 sbaglia ma può tornare in lunetta per un ingresso anticipato nella lunetta dei difensori Team System. Kjačić che si scusa con l'arbitro Zancanella, viene ripreso anche da Petr Skaci, dunque seconda opportunità sull'errore di Rašo Nesterović a 8.45. Sbaglia anche, si aiuta col ferro, è un po' teso, è un po' teso perché la palla è rimasta lì bloccata sul ferro. Abbiamo visto Alfredo Cazzola, gioca un po' ripiegato in avanti, molto preoccupato, 8.35. immaginiamo anche la tensione di Giorgio Seragnoli che sta seguendo da casa, probabilmente incollato al teleschermo. Carlton Myers va dentro, subisce fallo da Ugo Scorocchini, giusta la decisione di Zancanella. Scorocchini quarto fallo, si stanno caricando di falli tutti gli uomini della Kinder per cercare di contenere le penetrazioni e le iniziative di giocatori velocissimi come Rivers, Myers, Fučka e lo stesso Kjačić. E chiaramente in questo momento si vede nettamente che il gioco della Kinder è molto rallentato, cercano di far trascorrere il tempo per andare in soluzione e dall'altra parte la Kinder ha un po' più di fretta. In attacco David Rivers, blocco alto per lui, Fučka tiene il possesso, l'esperienza, David Rivers
serve Carter Myers che sale a ricevere, passaggio battuto a terra per Fucsica, Fucsica contro Danilovic, palleggia con la mano sinistra, va dentro, palla corta sul ferro, poi il rimbalzo di Rigodò, evita l'intervento di Rivers, Scolocchini contropiede a schiacciare, 6-3, 5-5, non ci sta, 8 minuti al termine, 8 punti da recuperare, non ci sta la Kindle, bene, ovviamente, e rimane viva, vitale. Se la Team System deve giocare la sua partita non può pensare a nient'altro che alla palla, e la Kindle continuare a giocare con la stessa intensità, la partita è aperta a tutto. Rivers, scarico per Fucsica, ci pensa troppo Fucsica, Rivers in angolo, cerca spazio per andare sulla linea di fondo, prova l'appoggio su Danilovic, la palla supera il tabellone, dunque palla persa su questo errore, la palla battuta sul ferro. Time out in system, non stanno più giocando. Per noi pochi secondi di pausa, restate con noi, mancano 7.27, fra poco di nuovo. Chi cambia canale un crampa un dito. Champion nel cuore dello sport. La panchina Kinder, allora, che sta dicendo in questo momento Ettore Messina, la squadra che deve recuperare 8 punti a 7.27. Ettore Messina gli sta dicendo la partita è lunghissima, 7 minuti 27 è una vita, dobbiamo giocare, non commettiamo l'errore di affrettare niente, dobbiamo giocare la nostra partita, cercarci con continuità e trovare buone situazioni. Scansi penso d'altra parte non parlerà di rallentare o di cambiare partita, secondo me se fosse al suo posto in questo momento direi giochiamo la nostra partita, 10 punti di vantaggio venuti fuori giocando in una certa maniera, perché cambiare adesso? Continuiamo a giocare come abbiamo giocato fino a questo momento, non si cambia. La squadra campione d'Europa contro la squadra che ha vinto la Coppa Italia, primo trofeo di 66 anni di storia, la Fortitudo, la F Scudetta, di fronte nel primo derby della storia di Bologna che assegna lo scudetto nella stagione 97-98. Amici all'ascolto, buon divertimento per questo finale, un grandissimo finale sugli schermi di Rai 2. 7 minuti e 20, il blocco alto di Rašo Nesterović con 8 punti da recuperare, i campioni d'Europa provano. Rašo Nesterović, ancora Rigodò, blocca per lui Savic, il taglio di Danilovic in angolo, prova, viene stoppato il tiro di Danilovic e poi l'intervento di Dominic Wilkins. Veramente. Hai visto l'attacco della Virtus, lo guarderemo dopo, un doppio blocco alto sia sulla destra che sulla sinistra per un tiro di Rigodò subito. David Rivers, sale Carter Myers, sfrutta il blocco di Kjačić, poi spalle a canestro, chiama e riceve palla Dominic Wilkins. Kjačić sta in palleggio, spalle a canestro contro Rašo Nesterović, lo scarico per Myers, prova da tre punti Myers, mette la triple, bomba di Carter Myers, terrificante, questo canestro è molto importante, più 11 Team System, 66-55, 6-30. Rigodò si è fermato dentro l'area, è lì dove è andato Savic, adesso il problema della 2-3 diventa. Fallo a Wilkins, secondo fallo personale di Dominic. Savic, che è un giocatore di grande esperienza, Franco, va a giocare dentro il cuore della difesa, è lì che puoi mettere in crisi la zona. Zoran Savic in lunetta, 6 minuti 24 secondi al termine, mette il primo, sempre nettamente superiore nella valutazione complessiva, tiri, passaggi, assist, rimbalzi, palle perse recuperate, punti liberi, la Team System era poco fa 75 di valutazione contro 48, zona più zona 9. Zona ancora, ha detto sono andati in crisi, li abbiamo mangiato, gli riportiamo il fantasma qui. Rivers, ancora la zona 2-3, Fucsica, Wilkins in post, prova il tiro Wilkins, errore. È una buona conclusione, però. Doveva tirare, ma sì, perché era libero. Scolocchini va dentro, cambia la mano, segna e canestro. Meno 7, 6-6, 5-9. 5-9 per chi difende, 6-6 per chi attacca. Meno di 6 minuti alla conclusione, 19-35. 6-6, 5-9. Carter Myers a David Rivers in angolo, Myers, due palleggi, esce, rischia moltissimo l'infrazione di passo. Carter Myers, problemi del controllo per la Team System contro questa zona che si adatta molto. Carter Myers perde palla, l'abbiamo detto, si doveva liberarsi da quell'angolo. Fallo di Myers su Scolocchini e qui paga il nervosismo per l'errore, certo, precedente. Ha pensato all'errore commesso in attacco e ha commesso l'errore in difesa. Quello che diceva una volta ripetutamente ai suoi, proprio Julio Velasco, mai pensare all'errore commesso in precedenza sull'azione successiva, se ne commette un altro.
chiede minuto adesso Pero Scansi, perché ha visto che ancora contro la zona la sua squadra non gioca come penso avranno preparato. Lo spettacolo del Palamalaguti, l'Italia tornata prima quest'anno a livello di club in Europa con il 75% di vittorie delle sue squadre, campione d'Europa con la Kinder, vittoriosa in Coppa Conad con la Mascheriello Verona, che l'anno prossimo sarà Müller con Franco Marcelletti, bentornato a Verona in panchina. Ma grandi novità anche per la terza squadra che sarà in Eurolega 20 anni dopo, Varese, le annuncerà a fine settimana e sarà un grande momento. Beh, direi che credo che il ritorno di Varese, la squadra che ha vinto 7 coppe di campioni e una serie di coppe europee, credo che sia un grandissimo 9 scudetti, a uno scudetto dalla Stella, quest'anno semifinalista. Ricordiamo che resta Franco Polti a Cantù, mentre a Milano potrebbe arrivare la Mapei di Squinzi in prestito chissà dal ciclismo. E ricordiamo l'arrivo degli aeroporti di Roma nella capitale con l'ingaggio di Rossini e l'imminente ingaggio di Warren Kidd, il centrone dell'Alabama in forza lo scorso anno all'Olimpia Milano alle scarpette rosse. Tante vediamo novità, una stagione che sta per finire a livello di club, ma poi le emozioni del mondiale. Ma qui siamo a 5-10, Alberto Bucci 7 punti e palla in mano per la squadra che deve recuperare. 5-5 alla conclusione, 20 secondi per il possesso d'attacco della Kinder, girano la palla sul perimetro i virtusini, la finta di Abbio di Scolochini, salta devastante e appoggia il tabellone per il meno 5. Gli sta tagliando in mezzo alla difesa come burro. Contro la difesa zona 2-3 sta tornando la paura di vincere della Team System. Aveva di nuovo 11 punti di vantaggio, palla in mano, ora ne ha 5, 4-34, è ancora lunga. È 10 ancora lunga. Secondi. 8, 7, Fucca va, scarica, Rivers. Non se la sente di tirare contro Danilovic, 2 secondi, ultimo secondo da 3, non mette il tiro, non mette, stavano morendo ancora una volta questa azione con la palla in mano, intanto zoppica un po' Zoran Savic, ma rimane anche con la stampella sul parquet. Sterovic là, la sua posizione. Canestro. Gioca fuori per Danilovic, poi Ugo Scolochini, 4 minuti e 5, Rigodò, va nel traffico, Scolochini appoggia al tabellone, non è canestro ma è fallo alla difesa sulla conclusione di Scolochini, che potrà andare in lunetta con 2 tiri liberi. In questo momento Ettore in panchina, Abbio che ha fatto un grandissimo secondo tempo e a Scolochini che sta giocando benissimo, perciò ha sempre pronto un giocatore di rincorsa. Proviamo a leggere quello che ha detto Petra Scanzi a non guardavo segna il monitor. Il primo tiro libero, intanto Ugo Scolochini meno 4, 4 minuti e ancora un tiro libero, anche lui è arrivato in doppia cifra. Meno 3. E la zona diventa adesso un incubo, Meno 3. 6-3, 6-6. Tutto in piedi il pubblico della Kinder, tutto in piedi il pubblico della Kinder vuole far sentire il fattore K. Prova da 8 metri Carton Myers forzando la conclusione. Incredibile. L'errore, poi la palla persa dalla Kinder, un passaggio lungo per Sasha Danilovic, non si sono capiti, hanno regalato sul piatto d'argento questa palla con Rigodò. Vediamo che cosa, non poteva pretendere che volasse Danilovic, che non è guarda una cosa Franco, quando passa la palla a Rives, se non taglia rimane libero, guarda, lui va via adesso, ma se rimanesse lì prenderebbe lui la palla per tirare. 4 palle perse in più dalla Kinder. Rivers si gira, tira, realizza. Dove è andato a tirare, bruciante, Franco, scusa, bruciante, in quale posizione era? Nel post alto. È lì che si attacca, che non può difendere, la difesa da 3. 68-63. Si alza anche l'urlo della fossa dei Leoni della Fortitudo, sono tanti tifosi bianco-blu arrivati qui a Casalecchio a vivere tutti insieme. E adesso la Team System uomo cambia la difesa. Vuole giocare difesa individuale. Uomo contro uomo, Rivers su Rigodò. Chiacci già segue Savic. Fucca su Scolochini. Ha detto caro Fucca, se tu Savic per prova da 3 lo fa lui, eh. Ah, il pallone sul ferro lo beffa. Lui lo può buttare dentro, da lì può far canestro, Frank. Ha segnato il canestro decisivo dell'Eurolega a Barcellona. Sì. Da 3 punti, stavolta non è andata, 3 punti che potevano essere il meno 2 e invece più 5 per la Team System. Passaggio battuto a terra. Sul post basso si muove Piacic, marcato da Nesterovic. Molto cavallerescamente Dominic Wilkins aiuta Rascio Nesterovic.
ha fatto la finta, pallonettissimo, quarto fallo anche per lui, come quattro sono quelli, ecco, di Abbio. Savic, Rigodò e Sconocchini. Sconocchini esce e entra Abbio, che è un tiratore da tre micidiale, tant'è vero che l'ultima partita è stato lui a mettere il canestro alla partita. Sconocchini è più bravo in penetrazione. 68 per chi attacca, 63 per chi difende. È un passaggio incredibile, troppo arrischiato sulla rimessa dal fondo, hanno messo in crisi Gregor Fucka, è riuscito comunque a tenere vivo il possesso. Carlton Mayer, una palla importante, 2.40, ma nessuno si muove per venire incontro alla palla dei lunghi, nessuno in post alto. Rivers ancora dalla stessa posizione di prima, taglio di Fucka, era lì che bisognava servirlo. Rivers è solo, tira, sbaglia il rimbalzo di Danilovic, lungo, supera la linea centrale. Fallo di Carlton Myers, che marcava lateralmente sulla corsia di sinistra, e si va a tirare. Il palleggio di Danilovic, e si va a tirare perché è stato raggiunto il bonus, dunque si va in lunetta. Terzo fallo anche per Capitan Carlton Myers, 5 su 6 da 2, 3 su 8 da 3, 8 su 8 nei liberi per Myers, mentre Danilovic è al primo tiro libero, lo mette. Danilovic non è da lui, si vede che 0 su 5 da 3. Sicuramente può avere anche un periodo che... E poi viene marcato benissimo. Certo, marcato bene. Viene marcato alla grande. Però, riconosciamo anche i meriti della difesa. Kjačić Nesterović e poi Rivers, la palla sul piede. Dice l'arbitro Zancanella, ultimo a toccare. Bravo Abbio. Ha dato la mano a Zancanella, ha detto al pubblico, calmi, l'ho toccata lui. È stato bravissimo. Bravo Sandro. Grande gesto di sportività. A 2.18 i grandi campioni che hanno anche una grande... eccolo qui, grazie, certo. Giglio Luna, abbiamo rivisto il piede sinistro di Abbio. Un gesto di grandissima sportività, Sandro, per Sandro Abbio, che si è accusato dell'errore. Per calmare il pubblico, certo, e far capire che aveva commesso lui il piede, l'avevo io e mi ha preso contro, non poteva farci niente, la pressione quella lì. Però è un gesto che un altro da lamentarsi e fare fomentare di più la gente. Bravo. Non ci stancheremo mai. Bella, quattro bella. Punti. Grandi giocatori, tutti. Quattro punti, palla in mano in attacco alla Team System. 68-64, Gregor Fucka. Infernale il clima. David Rivers. 8 secondi. Soltanto 6, 5, servito Kjačić, alza la parabola, un po' di paura. E poi sempre Abbio. Ed era libero lì. Abbio va. Va dentro. Va dentro, subisce fallo. Prende il tiro. Potrà andare in unetta con un tiro libero aggiuntivo. E diventa Sky Abbio in questo finale. Alessandro Abbio e Carlton Myers ha provato a fermarlo. Quarto fallo anche per Capitan Carlton. Siamo entrati negli ultimi due minuti, amici e amiche all'ascolto. Era destino che dovesse finire così questa appassionante partita, serie. Partita che è 1.50 dalla fine, è ancora tutta aperta e tutti dovranno, qui con le palpitazioni al cuore, c'è un palazzo che sente fare boom, 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 è il cuore di tutta la gente. Alessandro Abbio, gioco potenziale da tre punti, tiro libero aggiuntivo, lo mette. Meno uno, Kinder, palla in mano alla Team System. Sentite, 3 secondi di pubblico. In attacco la Team System, Carlton Myers, Gregor Fucka, prova ad anticipare Rigodò. Fucka, attenzione al controllo, batte il passaggio a terra per David Rivers, prova da tre punti, Myers non mette la tripla. Non ha toccato il pallone, dice l'arbitro, dunque... Palla blu. L'ha toccato o no Abbio, non si sa. Palla alla Team System, noi crediamo, perché l'arbitro Lamonica ha indicato, attenzione. Vediamo. Qui siamo. E Lamonica va a spiegare un po' come successe con Collina, che è tifoso fra l'altro proprio della Fortitudo Team System allo stadio di San Siro. Lamonica cerca di spiegare quello che è successo al tavolo ai dirigenti. C'è Achille Canna della Kinder, arriva anche Santi Puglisi. C'è grande pressione dietro il canestro. 1 minuto e 29, 68 per la Team System, 67 per la Kinder. Crediamo che la decisione sia palla alla Team System. Vediamo dal controcampo. Grazie Giulio Luna. L'ha toccata, quindi per noi è rimessa Team System. Sì, no, ma anche la Monica ha visto bene, bravo. Vedete che va, torna ancora alla panchina a spiegare. No, Abbio. Tutto regolare. Regolare. 1.29 alla conclusione.
la curva dei tifosi della Kinda. Rimessa Team System dunque, ancora 30 secondi per il possesso attacco Team System. David River, 1.25, un punto di vantaggio per chi attacca. Carlton Myers, il taglio di Gregor Fuchska, sale, non riceve, ora sì. Rivers, 15 secondi per l'azione d'attacco, 15 secondi, ora 12. Carlton Myers in palleggio contro Abbio, cambia mano, serve Fuchska, il taglio micidiale di Gregor Fuchska, quando fa questi tagli è proprio la sua azione. Ma è la posizione che lui viene in flash, dopo diventa difficile. Impossibile da marcare, lo avevano definito il Tony Kukoc italiano. Gregor Fuchska ha questi movimenti, deve fare questi tagli e deve ricevere, deve avere gli schemi per lui su questi tagli dentro l'area. La gente applaude Savic. Quinto fallo, Zoran Savic chiude. Voglio con grandissima questa, dignità. Vorrei ringraziarti e ringraziare di essere stato con te in questa stagione, mi sono divertito veramente molto, è stata un'esperienza fantastica e con te sono stato veramente molto bene. Ti ringrazio. Grazie Alberto. Noi ringraziamo in questo momento di grandissima attenzione tutti i registi, i tecnici, i colleghi che hanno collaborato in questa stagione 97-98 all'Apollo Cup, campionato di basket. Tra l'altro abbiamo visto Frattes, allenatore della Dinamica Gorizia, che ha vinto l'Apollo Cup di A2 ed è stata promossa in A1 per il prossimo anno con la Casetti Imola, un'altra squadra emiliana. Un po' di delusione nelle ultime ore alla Scavolini, che ripartirà da Giancarlo Sacco in panchina, e alla Viola, che si chiamerà Nuova Reggio Basket 98. E speriamo possa avere al fianco Santo Versace. Intanto allora Alberto, vediamo, 1:04 lo schema per Ettore Messina. Ettore Messina chiederà ai suoi giocatori di fare un tiro nei 20 secondi, 15, per avere l'ultima palla da giocare. Dall'altra parte Scansi, dopo i tiri liberi, chiederà alla sua squadra di cambiare forte e di fare taglio fuori. Al di là del canestro preso o non preso, non dovrà concedere alla Virtus il secondo tiro, se no gli può dare 3 possibilità contro una e sarebbe veramente difficile poter vincere. 1:04, non poteva che finire così questa serie. E siamo anche, pensate, a rischio di overtime. Scusa, c'è un fotografo qui davanti alla nostra postazione. I fotografi ormai sono quasi in mezzo al campo, pronti a immortalare la conclusione di questa finale scudetto, mentre Gregor Fuchska ha una grossa responsabilità. Sbaglia il primo tiro pesante, Ancora un tiro libero. Segna il secondo, più due, e ora vediamo se vanno a giocare per una conclusione all'alta percentuale contro la difesa uomo della Team System, o se scelgono qualche cosa di più arrischiato. Io penso che giocheranno anche per Rigado. Va Abbio, alza la parabola, rimbalzo conteso da Nesterovic, fallo su Nesterovic, che con le sue lunghissime leve, nonostante i 2,10 metri, è riuscito a catturare questa palla vagante. L'ha presa, l'ha catturata dalla spazzatura e l'ha ritirata su nel cestino, ed è quinto fallo per capitan Carlton Myers. 27 punti, chiude la sua partita strepitosa il capitano Carlton Myers. Entra la bandiera del basket italiano. Entra Truia e sicuramente, non avendo giocato mai, entrando adesso, un po' di problemini nel suo cuore ce li avrà. Segna il primo tiro libero Nesterovic, -1. Kinder, 48 secondi 42 centesimi alla conclusione, 48 secondi 42 centesimi, poi la palla alla Team System. Sbaglia il secondo tiro libero, palla per la Kinder, fallo in attacco del Kinder sul rimbalzo in attacco. Vediamolo. Sarà oggetto di discussione. Sì, due mani nella schiena di Wilkins. Si appoggiava con i gomiti? Sì, deve andare col corpo lì, no? Non puoi toccare con le mani per fare. Te lo fischiano, soprattutto. Quinto fallo anche per Ugo Scolochini. Chiude anche lui la partita dopo Savic e Carlton Myers. 13 punti all'attivo. Sì, c'è la spinta. E ora Dominic Wilkins in lunetta, segna il primo, +2 Team System, finale da brividi, finale al photo finish per lo scudetto 98. Dominic Wilkins, secondo tiro libero, sbaglia il secondo, c'è tapin, attenzione, ancora un tiro dice l'arbitro, ancora un tiro, perché c'è stato il movimento del ferro. Abbiamo visto il canestro che si muoveva, è partito, si muoveva il canestro, rivediamo. Vedete che si può apprezzare. C'è Petra Scalzi che viene fino qui alla postazione nostra. Ma deve essere la polizia.
Dominic Wilkins a 48 secondi e 2 centesimi a un altro tiro libero dunque. Segna stavolta, più 3 Team System. Ora dovranno cercare di recuperare 3 punti. I virtusini, Rigodò in palleggio. Rigodò, vediamo, Abbio. 40 secondi. Abbio contro Wilkins, gliela do perché lui va. Sfrutta il blocco, tira da 3. Oh, tiro brutto. Sandro. Rimbalzo di Binelli, Rigodò, prova da 3. Rigodò, corto, ancora Rigodò. Tira da 3. Non lo mette, il rimbalzo, il fallo a 27 secondi e 51 centesimi di Binelli, fallo di Binelli, 27 secondi e 51 centesimi. Rigodò ha provato più volte dall'arco dei 6 metri e 25 per cercare di pareggiare. Finale incredibile, palpitante, chiama timeout Petar Skansi. Ieri parlavamo con le vecchie glorie, con gli azzurri, di un secolo di basket raccolti qui dalla Marcord Club a Bologna. Una grande giornata, si aspettava questa quinta partita con grande apprezzione, con grande attesa, e ci ha fatto ritornare al senso romantico di quel basket di un tempo che regalava passioni forti, emozioni forti. Io credo sempre. Certo, io credo che in questo finale mancano 27 secondi e 51 centesimi, 3 punti e palla in mano. Forse non voleva questi tiri in questa maniera, Ettore, bastava anche fare un tiro da 2 e poi commettere fallo dopo. C'è stato troppo un arrembaggio per fare un tiro a tutti i costi. Allora cerchiamo di leggere ora le due possibilità, per la Kinder e per la Team System. Allora, Team System, 2 tiri liberi, se ne fa uno non farà altro che difendere forte e cercare di fermare il cronometro, non permettere anche sui 3 un tiro facile a loro. Cambio sistematico da Team System. Dall'altra parte la Kinder dovrà correre e andare a un tiro rapido da 3, e nelle mani di o Rigodò o Danilovic. Il cordone della forza pubblica. Poliziotti e carabinieri schierati. Segna il tiro libero Gregor Fucka, aveva vinto lo scudetto con Milano. Gregor Fucka, un altro tiro libero. Qui siamo circondati dai fotografi, ci sono degli indiani intorno. Sbaglia il secondo, attenzione. Vediamo. 25 secondi. È lunga e può fare un canestro secondi. Da 3 anche. Attenzione. Lui deve andare con Wilkins, lui è veloce. 20 secondi. È un film. Prova Danilovic, da 3 punti, segna! Incredibile, c'è anche fallo. Segna da 3 punti. Sasha Danilovic, incredibile. Incredibile questo finale. Ha mutulito tutti. Hanno giocato... Ha tirato da 8 metri, guardate, è un metro abbondante oltre i 6,25, 7 metri e mezzo, realizza, subisce fallo. Non e deve, potrà andare lui doveva in rete. Andare via, piuttosto subire il tiro. Adesso è la Virtus che farà fallo, cercherà di farlo su Fucka. Incredibile. O fine. Su Dangay. 18 secondi, 40 centesimi, Danilovic, tiro libero. Segna, parità, 72 pari. 72 pari, vediamo che cosa scelgono. Rivers, 15 secondi, va, perde palla David Rivers, incredibile. Un film thrilling fino all'ultimo istante. Il basket italiano è alla finale. 13 secondi, finale. Parità. Mi 72 fa mutulire pari. Tutto. Giocatore di quell'esperienza che è andato per tirare, poi lasciando 13 secondi alla tira. Ci vuole qualcosa per il cuore qui, eh? Qui il cuore a tutti. I fotografi cambiano. Ormai i cameraman sono qui davanti a noi. Sembra che sia finita la partita, ma c'è l'ultima azione. 12 secondi. È ancora lunga e c'è Abbio. Possibilità. 10 tutto. Secondi. E va 9, Abbio contro Wilkins. 8, andrà 7, Abbio contro Wilkins. 6, 5, 4, ultimo secondo. Stoppato. Ultimo secondo. Suona, è finita la partita, tempo supplementare, incredibile Alberto, 200 minuti non sono bastati, 200 minuti non sono per bastati. Per una finale di questo genere, incredibile, credo che sia così. 200 minuti non sono bastati, uno spettacolo. Una finale immagino. Incredibile. Questo è il nostro Titanic. Io guarda, siamo nell'emozione totale perché... Partita che sembrava finita da una parte, poi se ne appena dall'altra, poi se ne da una parte, poi dall'altra. Incredibile. Io devo dire che da Rivers non mi aspettavo questa azione, perché lui può benissimo controllare quella palla e aspettare lui di fare l'ultimo tiro e non dare in mano alla Virtus l'ultimo tiro. Questo era quello che doveva fare lui. Rivediamo quest'ultima iniziativa. Tutto il campo, cost to cost, da parte a parte, poi la palla che gli batte sul ginocchio, incredibile. Non avrà ricordato quella stoppata di Joe Dumars nella finale NBA.
ma lui si può fermare e aspettare. Doveva assolutamente, guardate la zampata, il canestro da tre, la per noi del campione. Un po' di pubblicità, pochi istanti, poi di nuovo per questa grande, immensa, incommensurabile emozione, e speriamo di aver conquistato qualcuno al basket, lo sport. Ma... se ha il maggior numero di federazioni. Se non l'abbiamo mondo. Conquistato stasera, penso lo acquisteremo ai due. E allora, linea alla pubblicità, restate con noi su Rai 2.